Barbara del So a ruota libera, mili Carlucci mi ha cercata in passato. Balando con le stelle, la conduttrice confessa, io gi urata, opzione mai esistita. Barbara del So è finita al centro dei rumor sul suo futuro in TV dopo essere stata sostituita alla conduzione di Pomeriggio 5 da Mirta Merlino. E sono state le voci di corridoio che hanno riportato che pare ci sia la concreta possibilità di vederla nella giuria della prossima edizione del talent show VIP Condotto da Mili Carlucci. Quale sarà la verità? Affare ci ha resa su tutta questa faccenda ci ha pensato la stessa presentatrice al momento in Forza a Mediaset. C'è in un'intervista rilascia al The Hollywood Reporter Roma ha colto la palla al balzo per smentire tutte queste illazioni. Su di mi escono delle notizie meraviglios, addirittura c'è sarei stata la nuova giurata di Balando con le stelle, opzione che non è mai esistita. La presentatrice ha poi tenuto a precisare di credere che la giuria del talent sia gia ottima come al momento. Barbara del Solo amet solo adesso, mili Carlucci mi ha cercata. Successivamente l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 Hektar comunque rivelato al The Hollywood Reporter Roma che dei contatti in passato con la collega ci sono comunque stati. C'è stato un incontro qualche tempo, mili è stata molto gentil e molto, diciamo volitiva, voleva che facessi la ballerina per una notte. La presentatrice di Mediaset, che continua ad essere al centro dell'attenzione su malgrado, ha poi dichiarato che purtroppo messa di fronte ad una scelta è stata costretta a declinare gentilmente l'invito della Carlucci, in quel periodo ero obbligata a fare una scelta e quindi sono stata costretta a dire di no. Quest'ultima ha poi tenuto a dire di pensare che prima o poi proderà a Balando con le stelle, prima o poi a cadrà. La presentatrice Sugli Attaccì rivela, ho sempre avuto la forza di rialzarmi. Barbara del So al The Hollywood Reporter Roma ha poi colto location per esprimere la sua opinion Sugli Attaccì mossi nei suoi confronti. Et a tal proposito la presentatrice di Mediaset, almeno fino a dicembre, non ha certo fatto mistero che purtroppo ha ricevuto delle mazzate, ma ha sempre avuto la grande forza di rialzarsi. Io sono molto amata, ma spesso qualcuno mi massacra, non rispondo mai, perché penso alla qualità della vita che ho io e mi sento fortunata. Quest'ultima ha poi lanciato una bella stilettata agli hater, asserendo di pensare facciano una brutta vita, visto che sono ossessionati da lei, pieni di rabbia.